rispondessimo di sì alla domanda di Dio a Giona, sembra giusto essere sdegnato così? Sì, è giusto essere sdegnato così. In fondo, il povero Giona non ha tutti i torti a sentirsi preso in giro e offeso. Prima Dio lo incarica di una missione antipatica e lui cerca di svincolarsi, fuggendo. Niente da fare. Dio, come se lo inseguisse, gli fa passare anche dei brutti quarti d'ora. I marinai lo buttano in acqua, finisce nel ventre del pesce, tanto che il povero profeta è quasi costretto a eseguire il comando divino. E parte, predica, annuncia il castigo. Qui però qualcosa va storto, anzi va troppo dritto, perché Ninive si converte. Il re di Ninive emette un decreto nel quale stabilisce che uomini e animali, armenti e greggi, stiano a digiuno, si coprano di sacco. Ve le immaginate le pecore vestite con un sacco? E ognuno si converta, questo è il decreto, che si conclude così: chissà che Dio non cambi, si ravveda. Il re di Ninive osa patteggiare con Dio in cambio della conversione degli uomini e delle bestie. Speriamo che anche Dio si converta, questo è il suo ragionamento. E così avviene. Dio si ravvide riguardo al male che aveva pensato di fare loro e non lo fece. Questo è il retroscena che conosciamo, l'abbiamo svolto in questi martedì, che ci spiega lo sdegno del profeta, e non possiamo dargli torto. Potremmo dire con Shakespeare: tanto rumore per nulla, tanto impegno, tanta fatica, perché poi Dio perdoni. Ha un effetto tragicomico il ragionamento che Giona rinfaccia a Dio. Gli dice: tanto lo sapevo, te l'avevo detto, per questo sono scappato, perché sapevo che sei un Dio misericordioso, che ti ravvede riguardo al male. Me la sentivo dentro che avresti perdonato. Povero Giona. Povero Giona, però fortunati noi, perché il raggiro divino per noi è una trappola felice. Il disappunto di Giona ci dà la misura dell'enormità della misericordia di Dio. A me la reazione sdegnata di Giona ricorda quella del fratello maggiore della parabola del Vangelo di Luca, che si impunta, si rifiuta di entrare in casa, irritato per il perdono, a suo parere ingiusto, accordato dal padre al fratello minore. E anche quella parabola, come il libro di Giona, termina con una frase di Dio che rimane come sospesa. Il libro di Giona finisce così, l'abbiamo appena sentito: io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere la mano destra dalla mano sinistra. Dunque, 120.000 bambini, figuriamoci quanti adulti, e una grande quantità di animali. Finisce così, con la parola animali. La parabola di Luca finisce così: bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Però in nessuno dei due casi conosciamo la reazione, né quella di Giona né quella del fratello maggiore. Evidentemente la Bibbia qui crea delle sospensioni perché ciascuno di noi deve dare la propria risposta. Per offrire alcune piste, spero utili, alla confessione, propongo una riflessione distinta in tre momenti. Questo è il primo, quasi finito, sui possibili atteggiamenti di fronte alle offese arrecate e ricevute, che mi sembra siano tre. Di fronte alle offese ci si può vendicare, ci si può fare giustizia o si può perdonare.
Noi in genere pratichiamo una di queste tre reazioni, a volte anche in sequenza, e forse le proiettiamo anche sul Signore, anche Lui si potrebbe vendicare, potrebbe fare giustizia, potrebbe perdonare. La vendetta, prima reazione, è la più istintiva. Ricevo un'offesa, ne restituisco due. Così sfogo anche la rabbia e mi placco. La giustizia è più razionale. Ricevo un'offesa e la rendo tale e quale. Occhio per occhio e dente per dente, che si trova già prima della Bibbia nel codice di Hammurabi. È normale, razionale. Il perdono, il terzo atteggiamento, è il più illogico, tanto che può apparire ingiusto. Ricevo un'offesa e la trasformo in un bene. Nel libro di Giona compaiono tutti e tre gli atteggiamenti. Giona si aspetta che Dio vendichi il male di Ninive, distruggendola, cancellandola, una vera e propria vendetta, molto più forte del peccato stesso. Il re di Ninive invece spera che Dio sia giusto, possa scendere a patti, possa rinunciare al male promesso limitandosi a una punizione proporzionata. Dio li supera tutti e due, supera Giona, supera il re di Ninive, perché infine cancella, ma non cancella la città di Ninive, cancella il proprio sdegno e finisce per annullare la pena, per praticare il perdono. Come nella parabola del Vangelo di Luca, anche nel libro di Giona ci sono degli animali che simboleggiano questi tre atteggiamenti. Cominciamo dopo un momento di silenzio dai tre animali del Vangelo di Luca per inquadrare poi gli animali di Giona. Animali della parabola sono il maialino, il capretto, il vitello grasso. Il figlio minore fuggito di casa si trova a un certo momento a contatto diretto con una mandria di porci, dei quali deve fare il guardiano. Il figlio maggiore, nel suo dialogo col padre, richiamerà invece un altro animale, il capretto, rinfacciandogli di non avergliene mai regalato nemmeno uno per fare festa con gli amici.
Il padre, appena rientra il figlio che era scappato di casa, fa uccidere il vitello grasso per festeggiare. Mi pare che questi tre animali, io la chiamerei volentieri proprio la parabola dei tre animali, visione zoologica del Vangelo, questi tre animali esprimano i tre atteggiamenti che potremmo chiamare la vendetta, la giustizia e il perdono. I maialini per gli israeliti erano animali impuri, infatti la carne suina ancora oggi è vietata nella cucina ebraica sulla base di una regola dell'Antico Testamento. Pensate allora il mestiere di guardiano di una mandria di porci, per gli ebrei era una condanna, era una situazione di degrado. Il figlio minore si trova immerso in una mandria di porci che è come la dilatazione del degrado che c'è nel suo cuore. Aveva consumato tutti i suoi beni nei divertimenti immorali, si era trovato completamente solo, privo di amici e di sostanze. Per guadagnarsi da mangiare si dovette adattare a questo servizio umiliante. I maialini qui sono il simbolo della sua caduta, dalla quale a un certo punto vuole rialzarsi, e lo fa decidendo di tornare da suo padre, non come figlio. È caduto troppo in basso per immaginare di tornare come figlio, ma come garzone. La vendetta non è del padre, la vendetta è del peccato. Il figlio sperimenta le conseguenze degradanti del proprio peccato e di lì, così in basso, immerso nel fango con i porci, non riesce a immaginare una riabilitazione. Il richiamo al capretto da parte del fratello maggiore è in tono polemico verso il padre, al comportamento del padre per lui incomprensibile, proprio come per Giona, contrappone quello che considera un'ingiustizia. Per mio fratello che ha divorato tutti i beni e ha inciso il vitello grasso, per me che non ho mai trasgredito un tuo comando, nemmeno un capretto. Il ragionamento non fa una piega, però rivela un rapporto con il padre, possiamo dire, di tipo commerciale, non di tipo filiale. Gesù oltretutto mette in bocca al figlio maggiore le parole che avrebbe detto un fariseo: io non ho mai trasgredito un tuo comando. Il rischio dunque di dimenticare che è il rapporto con un padre e di pensare che sia un rapporto con un distributore automatico. Il capretto è una specie di merce di scambio per il buon comportamento. Mentre dunque il figlio minore si era abbassato al livello dei porci, al grado di servo, il figlio maggiore si mette alla pari del padre, al livello di un cliente che può comprare. Sono due modi possibili di porsi in relazione a Dio. C'è chi lo considera come un padrone severo e coltiva magari la paura, non riesce a immaginare di sollevarsi dal proprio degrado, e c'è chi lo tratta come un partner commerciale, avanzando dei diritti di fronte allo svolgimento dei propri doveri, una specie di elargitore di favori. Ma Dio non vuole essere né un padrone e nemmeno un mercante. Non ci vuole schiavi in compagnia dei porci e nemmeno clienti contrattando un capretto. Dio è padre e ci vuole figli. Come lo dipinge la parabola, è un padre con sentimenti materni. Attende il figlio peccatore, gli corre incontro, prova compassione, il verbo più materno del Vangelo, si commuove, lo abbraccia, organizza una festa. Un padre cioè che non si vergogna di dare spazio ai sentimenti. Il terzo animale, il
vitello grasso, che da un certo punto di vista è il più sfortunato della parabola, però è quello che simboleggia in realtà il di più, la sovrabbondanza, la gratuità a cui il padre non era tenuto. È l'animale, potremmo dire, che rappresenta la misericordia, la festa dopo il peccato, il perdono dell'offesa. È segno di eccedenza, il vitello più grasso della casa, per indicare che il cuore di Dio eccede nella bontà. Ci sono tre tipi di animali anche in Giona, ci muoviamo come uno zoppo stasera. In Giona sono il grosso pesce, noi la chiamiamo la balena per fare prima, poi ci sono gli armenti e i greggi che si devono mettere nel saio, e infine un verme. Ma anche questi animali mi pare rappresentino come i tre del Vangelo, le tre possibili reazioni davanti alle offese. La balena che inghiotte Giona è il simbolo della vendetta, di nuovo non la vendetta di Dio, ma il peccato stesso che si vede, il fuggire da Dio. È la vendetta di per sé dei marinai che per la tempesta gettano in mare Giona, ritenendo che sia lui la causa. Come il figlio minore della parabola, anche Giona è caduto in basso, nel fondo del mare, addirittura nel ventre del pesce. Ma proprio qui Giona matura la sua decisione di ripensarci. E come il figlio minore decide di tornare a casa quando pascola i porci, Giona, nel ventre del grosso pesce, si rassegna a obbedire a Dio. Recita anche un bellissimo salmo, evidentemente ha talmente paura che le prova tutte, e si impegna a obbedire finalmente a Dio. Giona dice a Dio: nel ventre del pesce mi hai gettato nell'abisso. Si sente punito, ma non si scoraggia, continua a sperare. Hai fatto risalire dalla fossa la mia vita. È sempre necessaria una disponibilità a convertirsi. Non esiste il perdono automatico, perché non si innesterebbe in nulla il perdono di Dio se non ci fosse la parte del figlio minore
la decisione di tornare, da parte di Giona la decisione di rendersi disponibile. Ma nel libro di Giona, come dicevo, si presentano poi questi armenti egregi ricoperti di sacco. Questi sono, come il capretto della parabola di Luca, la merce di scambio per sollecitare la giustizia di Dio. Il re di Ninive spera che Dio ci ripensi, che non esageri nella punizione. Non osa sperare proprio un'amnistia generale, ma almeno la rinuncia alla vendetta e la ottiene. Dio però non si accontenta neanche di metterci una pietra sopra. Dio vuole arrivare anche al cuore di Giona. Il perdono non è semplicemente metterci una pietra sopra. Il perdono è far fiorire novità, festa dall'offesa. Dio vuole fare capire anche a Giona, che gli riesce di convertire Ninive, non sappiamo se gli riesce di convertire Giona, ma gli vuole far capire che lui, Dio, non è solo giusto, ma è addirittura esagerato. E mette di mezzo un piccolo verme che corrode la pianta di ricino alla cui ombra Giona si ristorava e fa seccare la pianta. Non lo fa per dispetto, lo fa per poter dare a Giona il senso delle proporzioni. Gli dice: tu ti arrabbi per la morte di una pianta e io non dovrei avere pietà di fronte agli esseri umani, centinaia di migliaia, e agli animali. Il vermicello quindi serve per far capire a Giona la grandezza della misericordia di Dio, proprio come il vitello grasso della parabola, se ci può essere paragone tra un vitello e un vermicello, serve per dare la misura della sovrabbondanza del Padre. Possiamo dunque concludere che sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento il perdono è il gesto proprio di Dio. Non è nelle nostre facoltà perdonare. Quando noi riceviamo un'offesa, come accennavo, facilmente ci vendichiamo, ci sfoghiamo. Se siamo in un momento più razionale,